Ciao, bentrovati. Oggi preparo i scostelletas de Varada di Sinai. Sono dei dolcetti che vengono preparati a Sinai, sono buonissimi. Gli ingredienti che mi occorrono per realizzarli sono 250 g di farina di mandorle, 200 g di farina 00, 150 g di zucchero, 120 g di uva passa, un bel pizzico di cannella, se trovate quello in bustina utilizzate una bustina intera, circa 100 g di saba, il vincotto, 50 g di canditi all'arancia, scorza di un'arancia e di un limone grattugiati, possibilmente biologici. Se avete anche la scorza d'arancia grattugiata, quella secca, si aggiunge anche quella perché è buonissima. Io purtroppo l'ho finita e non ce l'ho. Dopodiché un cucchiaio e mezzo circa di cacao amaro in polvere e una tazzina da caffè colma di caffè non zuccherato. Inizio subito a mescolare tutte le polveri dentro la ciotola con la farina. Quindi ho aggiunto lo zucchero, la cannella, aggiungo il cacao amaro in polvere e già i profumi iniziano a sentirsi tutti: cannella, cacao. Aggiungo anche la farina di mandorle, la scorza d'arancio e di limone. E intanto do una prima mescolata a questi ingredienti. Mescolati gli ingredienti in polvere, prendo uvetta e candite all'arancia e vado a portarli nel frullatore. Li frullo per bene prima di andare a incorporarli al resto degli ingredienti. Ho messo l'uvetta e i canditi all'arancia dentro il frullatore affinché si frullino bene, diventino quasi come una pasta. Gli vado ad aggiungere anche il caffè. Dopo aver frullato per bene uvetta insieme alla tazzina di caffè e ai 50 g di canditi all'arancia, vado a versarlo dentro il composto di polveri e vado pian pianino a dare una mescolata. Metto sotto la bilancia perché devo aggiungere circa 100 g di saba, ne può voler 100 g giusti, un po' di meno o un pochino di più. Quindi qua siamo a zero e vado ad aggiungere un po' di saba. Qua siamo a 90 g e andiamo a vedere se basta. Inizio a mescolare, se non dovesse bastare andiamo ad aggiungerne ancora. Prima che mi scordo aggiungo anche una mezza bustina di lievito per dolci. Iniziamo a lavorare un pochino con le mani, ci rendiamo conto quando la consistenza è quella giusta. Dopo aver impastato bene, ho messo il panetto sul tavolo, vado a prenderne un pezzo. Appiccica un pochino, quindi facciamo, lavoriamo velocemente e creiamo un filoncino. Creiamo un bel filoncino e taglio leggermente in obliquo. Preparo i scastelletas
e le vado a sistemare su carta forno, su una teglia del forno. Lasciamo leggermente un po' di spazio tra l'una e l'altra, che poi in cottura crescono, c'è anche il lievito. I scoste dedas possono andare in forno preriscaldato 160 gradi per circa un quarto d'ora. Cerchiamo di non lasciarle di più perché altrimenti diventerebbero dure. Dopo un quarto d'ora i scoste dedas sono cotte e le ho tolte dal forno. Le lascio raffreddare prima di andare a glassarle. Stanno sprigionando una marea di profumi meravigliosi. In una ciotola ho messo 200 g di zucchero a velo e 10 g di cacao amaro in polvere. Ho preparato un'altra tazzina di caffè e man mano vado a versarne a piccole dosi e a cominciare a mescolare. Preparo la glassa da copertura per i scoste dedas. Versiamone poco di caffè e dosiamoci, e man mano se serve si aggiunge. E lavoriamo bene fino a quando avremo creato la nostra glassa. La consistenza della glassa è questa qua. Ogni tanto diamogli una giratina. Eccola qua. Ho già iniziato a glassare scoste dedas senza staccarle dalla carta forno, così riusciamo a farle bene da tutti i lati. Vado a spennellare su ognuna fino a che l'avrò spennellata completamente. Mentre i scoste dedas asciugano con la glassa che gli ho spennellato in superficie, vado a preparare una ghiaccia reale per la decorazione e utilizzo 150 g di zucchero a velo, un albume a temperatura ambiente di uova medio piccola e qualche goccia di succo di limone. Vado a versare l'albume e il succo di limone nello zucchero a velo e comincio a lavorare e a montare. La ghiaccia reale è stata lavorata benissimo ed è pronta e si può utilizzare per decorare i dolci. Vado a metterla dentro una sacca da pasticceria. Ho messo un beccuccino proprio strettissimo, e altrimenti si può fare un taglietto proprio piccolissimo nella punta della sacca se non si ha questi beccuccetti piccoli. Le scoste dedas sono asciutte, eccole qua, belle e buonissime. Posso iniziare a decorarle.
ho messo un po' di colore dorato, di polvere dorata alimentare, in una ciotolina con un po' di alcol alimentare e ho spennellato sul dolcetto. Dopodiché andrò avanti con la decorazione con la ghiaccia reale. Quindi continuo a decorare un pochino con l'oro. Una volta che sarà asciutto, potrò andare a decorarci sopra con la ghiaccia reale. Ed eccole, i Scostededas de Varada sono pronti. Questi dolcetti caratteristici di Sinai sono meravigliosi, buonissimi e con dei profumi che sono favolosi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, mi raccomando iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Sotto in descrizione, come sempre, vi lascerò tutti gli ingredienti e le dosi per realizzare a casa questi fantastici dolcetti profumatissimi e buonissimi.